no good treatment. Ok, no trattamento. Non è un buon trattamento. No good treatment. Dal Gambia ai boschi a 1000 passametri di altitudine delle montagne vicentine, con una specie di incredibile itinerario tra rifugi senza riscaldamento, alberghi ai quali viene dato fuoco, ostelli confortevoli ma forse un po' affollati, altri alberghi in ristrutturazione e il risultato di migranti delusi, anzi decisamente arrabbiati, e i volontari sorpresi, anzi un po' confesi. È troppo freddo. Io è very cool, no? C'è acqua calda, freddo. Uno, due, cinque. Qua i ragazzi stanno bene, hanno tutta una serie di servizi e hanno esplicitato un loro disagio per qualcos'altro. Quindi secondo me bisogna capire qual è il punto. Casa di vacanze Zeleghe a Cesuna, vicino Asiago. Qui c'erano una quarantina di richiedenti asilo e stavano decisamente bene. Questi sono gli otto posti. Insomma, mi sembra che sia dignitoso, pulito, nuovo. Ma alcuni giorni fa la situazione cambia. Ne arrivano altri 80. Per un po' erano state a pian delle fugazze, in un rifugio, dalle condizioni perlomeno discutibili, soprattutto al freddo. Cold. Avrebbero dovuto andare in un albergo di Recoaro, al quale però qualcuno ha pensato bene di appiccare fuoco. Non siete abituati a queste condizioni. You are not used to these conditions. We are not used to this cold weather. We need transfer this cold weather, a questo freddo, troppo freddo per voi che venite dall'Africa. Ed ecco esplodere la rivolta. Chi già c'era nella casa vacanze chiede di andare altrove, in questo albergo, che però è in ristrutturazione. Gli altri 80 appena arrivati prendono le distanze e la situazione esplode. Risultato, sotto gli occhi dei carabinieri, alcuni richiedenti asilo vengono ancora trasferiti. Finirà qui?